25 novembre 2022, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, contro la violenza di genere. Oggi l'Istituto Pasquale Stanislao Mancini di Ariano Irpino celebra questa giornata insieme agli alunni della primaria e della scuola secondaria. No alla violenza sulle donne, oggi siamo presso l'Istituto Mancini di Ariano Irpino, precisamente nell'auditorium, insieme alla preside Tiziana Raggiusto. Preside, allora un messaggio questo molto importante che vogliamo far passare ai nostri figli, ai più piccoli, giusto? Sì, buongiorno. Abbiamo pensato di aderire a questa giornata di sensibilizzazione contro la violenza di genere, perché è proprio dalle nuove generazioni che deve avvenire il cambiamento. È stato un percorso didattico che ha portato poi a questa giornata, perché anche i più piccoli abbiano consapevolezza che dei gesti di aggressione in generale nei confronti delle donne non devono essere tollerati e taciuti. Quindi, se qualcuno ci chiede aiuto, anche intervenire nei modi che ci sono più congeniali, come riusciamo, e non girarci dall'altra parte, è comunque un segnale di cambiamento. E noi ci auguriamo che queste giornate di sensibilizzazione non debbano più essere, perché in effetti a me sembra un po' che stiamo ribadendo l'ovvio, ovvero che non ci deve essere violenza di alcun genere e di genere in particolare. Ecco, violenza di nessun genere. Questo è il messaggio importante, perché la violenza non è intesa soltanto sulla donna, la donna vista come oggetto fragile, oggetto tra virgolette logicamente, ma la violenza è soprattutto sulle persone fragili. Certo, è un po' un retaggio culturale quello di pensare che le donne siano relegate ad alcuni ruoli, debbano subire alcune, mi lasci passare il termine, angherie. E proprio i bambini più piccoli invece sono molto sensibili a queste tematiche, e far capire loro che poi sono, diciamo, degli atteggiamenti di convivenza civile fra tutti, e debbono portare avanti questo messaggio già dai più piccoli. Io devo dire che soprattutto i bambini più piccoli sono sensibili, spero che restino tale poi crescendoli e che non sia la società a corromperli, ecco. Come hanno reagito a questa giornata, a questa iniziativa? Allora, i bambini reagiscono sempre con la loro partecipazione massima, con impegno, con serietà. Ecco, mi viene proprio da dire che i bambini sono seri, quando sposano una causa poi la portano fino in fondo avanti. Per questo dicevo, al momento sembra che il seme noi l'abbiamo gettato e stia dando frutto. Ci auguriamo che sia la società a non farlo marcire, ecco. Grazie mille e buona giornata. Grazie a lei, grazie per essere venuti. Che tutti noi vogliamo vedere queste scarpe rosse ritornare chiare. È ora di incamminarci verso atteggiamenti civili e pacifici. Lunga vita alle donne! Ah. Basta spalle voltate e silenzi, porte serrate, è un'orchestra che cerca strumenti. Incantesimo! Non mi sento più sola e ferita, stammi vicino, anche tu con 2000 da fare, ascoltami. Un ringraziamento speciale va a chi ha reso possibile questo evento, perché anche l'Istituto Comprensivo Mancini vuole gridare il proprio no alla violenza, non solo sulle donne, ma alla violenza di genere. Quindi ringrazio principalmente i ragazzi che ci permettono oggi di essere qui in maniera anche lieta, perché si può protestare proprio non in modo violento, perché bisogna protestare in modo civile per far capire che è la civiltà che può salvare il nostro mondo. E soprattutto sono contenta che questa sensibilizzazione inizi nelle scuole e soprattutto dai bambini più piccoli, perché sono loro che possono operare il cambiamento.